Questa pratica si svolge in tre tempi. C'è una prima fase di preparazione che faremo seduti, con gli occhi aperti ed in presenza di una fonte di luce calda. Al suono della campana proseguiremo la pratica ad occhi chiusi, in posizione seduta o sdraiata. Può essere utile quindi avere sin d'ora a portata di mano una superficie su cui poterci sdraiare se lo desideriamo, una copertina se occorresse per coprirci e magari qualche cuscino per sostenerci. Al suono della campana terminerà questa seconda fase e ci sarà una terza fase nella quale, conservando la posizione che abbiamo già assunto, ci apriremo a qualcosa che va un po' al di là della semplice attenzione a noi stessi e ci apriamo a un contatto con dimensioni altrui di sofferenza. Questa è una pratica di compassione, un modo per avvicinarci al buio, alla negatività, alla sofferenza nostra e altrui con coraggio, senza respingerla, senza evitarla o cercare di sbarazzarcene in fretta, ma accogliendola e trasformandola grazie al potere del nostro cuore, caldo, luminoso e accogliente, che come una pietra filosofale ha la capacità di trasformare il piombo in oro. Mettiamoci quindi seduti, mettiamoci comodi e accendiamo una candela oppure un'altra fonte di luce calda davanti a noi. Facciamolo come atto rituale e intenzionale, con un valore anche simbolico. Testimoniamo a noi stessi la nostra precisa intenzione, il nostro preciso impegno ad accendere una luce. Una luce calda. Dimostriamo a noi stessi che accendere una luce ci è possibile. Basta ricordarci di farlo. Nel caso fossimo impossibilitati materialmente ad accendere una luce, portiamo la nostra attenzione intenzionalmente su una fonte di luce già presente nell'ambiente o anche fuori dalla finestra, preferibilmente una luce calda. O un riflesso di luce calda. Se siamo al buio o per qualche motivo siamo impossibilitati a guardare una luce reale, possiamo anche visualizzare mentalmente una candela accesa o un'altra fonte di luce calda. Non importa quanto vivida sia l'immagine che emerge, ciò che conta è la nostra intenzione di accendere la luce. Il resto verrà da sé. Mettiamoci quindi seduti con la nostra fonte di luce davanti a noi. Cominciamo con prendere consapevolezza delle sensazioni di contatto del corpo con le superfici di appoggio. Sentiamo il terreno sotto i piedi, le sensazioni che ci vengono dalla seduta. Sentiamo il contatto delle mani tra loro o con le gambe, il contatto degli abiti con la pelle. Dedichiamo qualche momento per assestarci nella posizione con il busto eretto, le spalle rilassate e abbassate, il collo e la nuca allineati alla colonna vertebrale. Entriamo in contatto con il nostro respiro spontaneo così com'è, senza cercare di cambiarlo. Non c'è neanche bisogno di chiudere gli occhi, anzi, teniamo gli occhi fermi sulla luce davanti a noi. E al tempo stesso siamo consapevoli delle sensazioni del respiro.
Possiamo sentire le sensazioni del respiro nelle narici, carezzate dall'aria che entra e che esce. Possiamo sentire le sensazioni del petto, che si alza e si abbassa al ritmo del respiro. Possiamo sentire l'addome che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro. Lo sguardo sulla luce. La consapevolezza delle sensazioni del respiro nel corpo. E se la mente vaga e ci porta altrove, prendiamo nota della natura dei nostri pensieri, immagini, parole, critiche o giudizi della mente, ricordi, preoccupazioni, progetti. E dopo aver dato un nome ai nostri pensieri, lasciamoli stare e riconduciamo l'attenzione sul respiro e lo sguardo sulle luci davanti a noi. E mentre il nostro respiro è presente come sottofondo della nostra esperienza, lasciamo che lo sguardo sulla luce riesca a cogliere tutti gli aspetti di questa esperienza visiva. Contempliamo tutte le caratteristiche di questa luce, dove è più forte, più intensa, dove si presenta come più sfumata. Notiamo se ha un unico colore uniforme, o se ci sono zone di colore di un tipo piuttosto che di un altro, e dove. Notiamo se questa luce è ferma, fissa, o se presenta una forma di movimento. Se è sempre uguale, o se ogni tanto cambia. Notiamo anche se c'è un alone luminoso tutto intorno alla fonte di luce.
E nel caso che intorno ci sia un ambiente buio, quanto questa piccola luce, o questa luce che comunque stiamo osservando, trasforma un po' il buio dell'ambiente. Notiamo se questa luce si riflette su qualche superficie. Sulla superficie su cui è poggiata la fonte di luce. Su qualche superficie circostante. E dimoriamo per un po' con la consapevolezza dell'esperienza visiva. Cosa sentiamo mentre lo sguardo è poggiato su questa fonte di luce, con attenzione, senza darla per scontata, ma restando in sua presenza con consapevolezza. Possiamo anche per un momento chiudere gli occhi e poi riaprirli. E farlo qualche volta. Occhi aperti, occhi chiusi. E che cosa di questa luce un po' lascia una qualche scia dentro di noi, anche ad occhi chiusi, se ciò avviene. E come è fatta questa scia? Ed ora, con lo sguardo sempre rivolto a questa luce, proviamo a fare un piccolo movimento con i palmi delle mani, strofiniamoli tra loro, fino a che non si genera un calore. Facciamolo con una certa forza, con un certo vigore, affinché possa sprigionarsi al centro dei palmi delle mani un calore che riusciamo a sentire. Possiamo anche, quando questo calore emerge, portare il palmo di una mano sul dorso dell'altra per notare se questo calore poi a un certo punto coinvolge l'intera superficie di ciascuna mano. E facciamo ancora qualche volta questo, fino a che avremo le mani sufficientemente calde. Sufficientemente calde, uniformemente calde, oppure calde esclusivamente al centro. Quello che ci è possibile, così come ci riesce. E ora concediamo a noi stessi di appoggiare il palmo di una mano al centro del petto. E semplicemente per un po' proviamo a diventare consapevoli del calore di questa mano poggiata al centro del petto. Concediamoci anche di carezzare un po' con questo palmo della mano calda il centro qui del nostro petto, mentre lo sguardo continua a essere sulla luce davanti a noi. E sentiamo le sensazioni che questo contatto della mano calda ci procura qui al centro del petto. Teniamo il petto abbastanza aperto, teniamo anche le spalle un po' indietro, senza forzare, senza che la posizione sia rigida, ma semplicemente intenzionalmente un po' più aperta nel caso che prima le spalle fossero un po' chiuse. Concediamoci di carezzare il centro del petto e di ammorbidirlo un po', come a consentire al nostro cuore di essere un po' più morbido, un po' più caldo. E facciamolo alcune volte, fino a che non abbiamo l'impressione che questa zona si stia un po' scaldando,
E adesso portiamo la nostra attenzione sulla fonte di luce davanti a noi. E mentre inspiriamo, proviamo a sentire o a immaginare che stiamo inspirando l'aria luminosa, l'aria che in qualche modo trasporta la luce che proviene da questa fonte di luce davanti a noi. Inspiriamo e portiamo l'aria luminosa nel cuore ed espiriamo quest'aria luminosa. Inspiriamo aria luminosa nel cuore ed espiriamo aria luminosa. Inspiriamo quest'aria luminosa nel cuore ed espiriamo aria luminosa. Facciamolo ancora. Inspiriamo luminosità nel cuore ed espiriamo aria luminosa. E proviamo a sentire anche che il cuore è caldo mentre si riempie di luce. Lo abbiamo scaldato con la mano, proviamo a scaldarlo ancora. Proviamo a sentire questa possibilità di portare anche la qualità del calore e della luce insieme nel nostro cuore ogni volta che inspiriamo ed espirare luce e calore quando espiriamo. Lo sguardo fisso sulla luce avanti a noi. La percezione di inalare luce e calore, portarla nel cuore, ed espirare luce e calore quando espiriamo. E sentiamo il cuore più luminoso e più caldo, come se grazie a questa luce di fronte a noi si fosse accesa anche una luce dentro di noi, una luce nel cuore. Stiamo per un po' con questa sensazione di un cuore caldo e luminoso. Anche con il tocco della mano. Se ancora riusciamo a tenerci la mano sopra. E quando siamo pronti, possiamo anche lasciare andare quella luce davanti a noi. Spegnere la candela nel caso, per non lasciare una fiamma incustodita. Con gratitudine, sapendo che è dentro di noi in questo momento la luce che ci serve, è nel nostro cuore e possiamo custodirla qui e portarla con noi. Ed ora disponiamoci alla seconda parte di questa pratica. Possiamo sdraiarci ad occhi chiusi oppure metterci comodi su una poltrona, su un divano, semplicemente appoggiando la schiena a uno schienale che possa sorreggerci. Utilizziamo una copertina nel caso che l'ambiente intorno a noi sia un po' freddo. Utilizziamo dei cuscini nelle zone del corpo che sentono il bisogno di essere un po' sorrette
dietro la testa, dietro alla schiena, sotto le ginocchia. E un po' alla volta portiamo l'attenzione alle sensazioni del corpo a contatto con la superficie che ci sostiene. Affidiamoci a questa superficie. Lasciamo andare un po' la resistenza. Abbandoniamoci alla forza di gravità. Lasciamole fare quello che sempre fa, tirare il corpo verso il basso. Lasciamo andare la resistenza nei piedi, affidiamoli alla superficie che ci sostiene. Abbandoniamoli alla forza di gravità. Lasciamo andare la resistenza nelle gambe. Accettiamo che la forza di gravità li tiri verso il basso. E così le ginocchia, le cosce. Lasciamo andare la resistenza nel bacino. Affidiamoci alla posizione. Abbandoniamoci alla forza di gravità, lasciamo che lo tiri verso il basso. Lasciamo andare la resistenza nella zona lombare, affidiamola alla posizione, alla superficie su cui poggia il nostro corpo, abbandoniamola alla forza di gravità. Lasciamo che la forza di gravità agisca sulla schiena, lasciamo andare la resistenza. Lasciamo andare la resistenza nelle spalle. Abbandoniamole alla forza di gravità. E così anche le braccia e le mani. Lasciamo andare la resistenza, abbandoniamole alla forza di gravità. E così anche la nuca, il collo, la testa. Abbandoniamo la resistenza, lasciamo che la forza di gravità faccia il suo lavoro. La resistenza abbandoniamola ovunque, nella fronte, nel cuoio capelluto, in tutta la testa con tutto il suo peso, nel volto, negli occhi, nelle sopracciglia, lasciamo andare la tensione. Nelle mascelle, lasciamo che la bocca si apra un po', se è necessario, per allentare un po' la tensione. E sentiamo ancora qui al centro del petto il nostro cuore. Possiamo metterci un po' una mano sopra, volendo, o semplicemente rievochiamo quel senso di luce e calore che prima abbiamo cominciato a sviluppare grazie alla presenza della luce con cui abbiamo lavorato. Sentiamo ora questa presenza luminosa nel nostro cuore. Facciamo qualche bel respiro profondo per sentirla di più, per sentire che il cuore è caldo e luminoso e aperto. E ora portiamo l'attenzione al nostro piede sinistro, cominciando dalle dita del piede sinistro, provando a sentire le sensazioni che emergono lì e poi via via nella pianta del piede sinistro, nella parte più prossima alle dita, nell'arco plantare, nella zona laterale esterna, nella zona laterale interna, nel tallone. Sentiamo anche la parte superiore del piede sinistro e tutte le sensazioni che emergono nel piede sinistro mentre stiamo lì con l'attenzione in superficie, in profondità. E notiamo anche se si manifesta un qualcosa che abbia l'aspetto di un buio, di un disagio qui nel piede sinistro. Il nostro piede sinistro in questo momento, che tipo di sensazioni ci dà a livello di luminosità? È luminoso e buio.
È teso? Porta qualche sensazione di disagio? Comunque si manifesti una percezione di disagio o anche semplicemente una percezione di buio, proviamo a inspirare questo buio dal piede sinistro nella gamba sinistra fino al bacino, al busto e a portarlo nel cuore e dal cuore ad espirare attraverso il busto, il bacino, la gamba sinistra fino al piede sinistro, luce e gentilezza con un sorriso. Proviamo a farlo. Inspiriamo il buio dal piede sinistro e attraverso la gamba portiamolo nel bacino, nel busto fino al cuore e restituiamo con la espirazione luce, calore, gentilezza e un sorriso verso il piede sinistro. E ora piano piano risaliamo dal piede sinistro. Attraverso la caviglia, sentiamo cosa percepiamo qui nella caviglia. Sentiamo il polpaccio sinistro, tutte le sensazioni che emergono qui nello stinco. Stiamo con le sensazioni che emergono a livello superficiale o in profondità, sulla pelle, nei muscoli, nelle ossa. Saliamo anche nel ginocchio sinistro, sentiamo le sensazioni che emergono nella rotula, nel lato interno, nel lato esterno, nella zona posteriore. E saliamo via via con la nostra attenzione anche nella coscia sinistra, sentiamo tutte le sensazioni che emergono qui nella coscia sinistra, in superficie, in profondità. Sentiamo tutta la gamba sinistra nel suo insieme. E proviamo a percepire se in questa gamba c'è qualche forma di disagio, sofferenza, buio. È luminosa questa gamba, è un po' buia. Proviamo a inspirare qualunque dimensione più o meno buia che riusciamo a percepire in questa gamba, inspiriamola e portiamola nel cuore. Ed espirando dal cuore, portiamo luminosità in questa gamba. Luminosità, gentilezza, un sorriso, calore. Inspiriamo il buio, il freddo, il disagio, lo portiamo nel cuore ed espiriamo luce, gentilezza, calore, un sorriso in tutta la gamba sinistra. Facciamo lo stesso adesso un po' alla volta con il piede destro. Sentiamo le dita del piede destro. Così come stanno in questo momento, fredde, calde, che non si sentono. Stiamo anche nella pianta del piede destro con le sensazioni che emergono qui. Se ci accorgiamo che la mente vaga, notiamo semplicemente dove sta, prendiamo nota del contenuto dei nostri pensieri e gentilmente riconduciamo l'attenzione nel piede destro, in tutte le sensazioni che emergono sotto la pianta del piede destro. Nella zona anteriore, più prossima alle dita, nell'arco plantare, nel tallone, nel lato interno, nel lato esterno, in superficie. E quando siamo pronti, proviamo a inspirare dal piede destro qualunque forma di buio, freddo, tensione, portarla via via attraverso la gamba, attraverso il bacino, nel busto fino al cuore. E dal cuore espirare luce e calore e gentilezza e un sorriso fino al piede destro. Facciamolo ancora. Inspiriamo il buio dal piede nella gamba destra, nel bacino, nel busto fino al cuore. E dal cuore espiriamo luce, gentilezza, calore e un sorriso fino a tutto il piede destro. E ora piano piano risaliamo con la nostra attenzione nelle sensazioni che emergono nella caviglia, nel polpaccio destro, in tutto lo stinco qui a destra, nel ginocchio destro, nella rotula, nel lato interno, nel lato esterno, nella parte posteriore del ginocchio destro,
stiamo con ogni sensazione che emerge, stiamo con tutte le sensazioni che ci sono nella coscia destra, in superficie, in profondità, nella carne, sulla pelle, nelle ossa. E quando siamo pronti, inaliamo dalla gamba destra tutto il buio, il disagio, il freddo che possa esserci, portiamolo nel cuore ed espiriamo dal cuore in direzione della gamba destra luce, gentilezza, calore e un sorriso. E ora portiamo l'attenzione al bacino, ai fianchi, alla zona delle natiche, alla zona anale, alla zona sessuale. E semplicemente stiamo con le sensazioni che emergono qui. Se la mente vaga, riconduciamola semplicemente qui nel corpo, magari prendendo nota di dove era andata. E quando siamo pronti, facciamo un bel respiro. Inspiriamo dal bacino tutto il buio e ogni forma di tensione o sofferenza, portiamola nel cuore. E dal cuore espiriamo dal nostro bacino luce, calore, gentilezza e un sorriso. E ora portiamo l'attenzione nella pancia. Proviamo a sentire tutte le sensazioni che emergono nella pancia, nella parte bassa, o via via nelle zone più laterali o risalendo nello stomaco, tutta la pancia. Sentiamo tutta la pancia come sta in questo momento. Zone tese, zone dolenti, zone rilassate, dure, morbide, buie, meno buie, chiare. E consentiamo a noi stessi di inspirare dalla pancia tutto il buio, la tensione che possa esserci, portiamola nel cuore e facciamo una bella ispirazione profonda e poi dal cuore espiriamo nella pancia luce, pace, benevolenza, calore, un sorriso. Facciamolo anche adesso nella zona lombare. Ascoltiamo tutte le sensazioni, portiamo l'attenzione lì e cogliamo tutte le sensazioni che emergono qui nella zona lombare. C'è tensione? Se c'è tensione, notiamo com'è fatta. Se c'è qualche forma di dolorino, notiamo com'è fatta. Se non c'è nulla di tutto questo, accogliamo l'esperienza così com'è. Che sensazioni ci sono nella zona lombare, nella parte bassa della schiena? Notiamo il livello di buio, luminosità che percepiamo e inspiriamo da questa zona tutto il buio che c'è, tutta la tensione, portiamola nel cuore con una bella ispirazione profonda e dal cuore espiriamo luce, calore e un sorriso, gentilezza nella nostra zona lombare. Ed ora portiamo l'attenzione qui in tutta la cassa toracica. Nella parte della schiena, parte alta della schiena, sentiamo un po' come sta. Sentiamo invece la parte anteriore, sentiamo il petto. Sentiamo i nostri polmoni, come sta qui, tutta la cassa toracica che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro. Che sensazioni emergono? E proviamo anche qui a portare ogni sensazione che emerge qui, di buio, di tensione, portiamola nel cuore. Ed espiriamo in tutta la nostra cassa toracica luce, gentilezza, un sorriso, calore. Facciamolo alcune volte. Coinvolgiamo via via anche le nostre spalle, le braccia, le mani. Sentiamole. Sentiamo come stanno le nostre mani in questo momento, le sensazioni che emergono nelle dita di entrambe le mani, nei palmi di entrambe le mani, nel dorso di entrambe le mani, nei polsi, negli avambracci, nei gomiti, nelle braccia, fino alle spalle. Sentiamo spalle e braccia fino alle mani. E inspiriamo tutto il buio, la tensione, la negatività che c'è nelle mani, nelle braccia, nelle spalle, portiamola nel cuore ed espiriamo nelle spalle, nelle braccia, fino alle mani, luce,
calore, gentilezza e un sorriso. Ed ora saliamo qui nella gola, proviamo ad ascoltare come sta la nostra gola in questo momento, sentiamo se c'è un senso di morbidezza, di durezza, se la gola presenta sensazioni tipo un nodo in gola, un groppo in gola, accettiamo di sentire anche questo, diamo una descrizione di quello che sentiamo anche a livello di forma o di qualunque altro tipo di sensazione emerga. Sentiamo le sensazioni che ci sono nella nuca, no, sentiamo le sensazioni che ci sono nella zona posteriore del collo, tutta la zona cervicale, e disponiamoci ad accogliere ogni tensione e ogni sensazione di buio che emerge qui nel collo, nella gola e fino a dietro. Portiamola con la inspirazione nel cuore ed espiriamo nella gola e nella zona posteriore del collo luce, calore, gentilezza e un sorriso. E ora saliamo via via dalla nuca, nel cuoio capelluto, nella scatola cranica. Arriviamo fin su, alla fontanella, alla fronte, all'attaccatura dei capelli con la fronte, le basette, le orecchie, le sensazioni che ci sono all'esterno, nelle orecchie, all'interno. Le sensazioni che ci sono negli occhi, nelle sopracciglia, nelle guance, nelle mascelle, nelle narici, nelle labbra, nel cavo orale, sotto al palato, sulla lingua, nei denti. E osserviamo ogni dimensione di buio o tensione che ci fosse in questo momento nella nostra testa. E semplicemente con la inspirazione portiamo tutto questo buio, questa tensione al centro del petto, nel cuore, ed espiriamo dal cuore, nella nostra testa, luce, calore, gentilezza e un sorriso. Facciamolo ancora e ancora. Ed ora, quando siamo pronti, sentiamo tutto il corpo nel suo insieme, un unico corpo. Sentiamolo nel suo insieme. Sentiamolo che respira, che è vivo, che è abitato dalla nostra consapevolezza. Lo sentiamo. Sentiamo tutto, i piedi, le gambe, il bacino, il busto, le spalle, le braccia, le mani, il collo, la testa, tutto il corpo vivo che respira. Notiamo se c'è ancora qualche zona che più o meno si presenta come buia, come sofferente. E disponiamoci ancora a inspirare da quella zona il buio, la tensione, e portarlo nel cuore, e a espirare in quella zona luce, calore, gentilezza, un sorriso. E riportiamo poi la nostra attenzione all'insieme, tutto il corpo nel suo insieme che respira, come nel suo insieme questo corpo ci potesse concedere di inspirare qualunque forma di buio, di tensione, di negatività, malessere che ancora dimori in esso, ci conceda con la inspirazione di portare tutto nel cuore, in questo cuore caldo e luminoso che restituisce con la ispirazione in tutto il corpo luce, calore, gentilezza e un sorriso. Facciamolo ancora e ancora. Inspiriamo tutto ciò che sentiamo nel corpo, nel cuore. E dal cuore espiriamo luce, calore, gentilezza e un sorriso a tutto il nostro corpo nel suo insieme. Ancora e ancora. E ora concediamoci di portare alla mente qualcosa che nella nostra vita ora è fonte di sofferenza, una situazione difficile che ci reca tristezza oppure rabbia, paura, ansia, solitudine,
o qualunque altra dimensione emotiva pesante, che in questa fase della nostra vita un po' ci opprime, porta a buio, negatività, sofferenza. E compassionevolmente sentiamo nel corpo come si presenta la reazione a questo ricordo, a questo pensiero. Dove sta la reazione del corpo? E che emozione è questa? Sentiamola. Avviciniamoci a questa sofferenza senza paura. Fa parte della vita e in questo momento fa parte della nostra vita. È un'esperienza che non vorremmo, di cui forse ci vorremmo sbarazzare. Ma anziché cercare di non pensarci, di sbarazzarci, concediamoci l'atto coraggioso di accoglierla, di avvicinarci ad essa, tenendola a mente e anche notando come agisce sul corpo, dove il corpo risponde con una tensione, una chiusura, una contrattura, con una negatività, un buio, una forma di sofferenza. E concediamoci di lavorare prima sul corpo. Inspiriamo da quella zona del corpo in cui si è manifestata l'emozione, tutta l'emozione così com'è, con il suo peso, la sua negatività, il suo buio, portiamola nel cuore e trasformiamola in luce, calore, gentilezza e un sorriso, orientandola nella zona del corpo dove la sofferenza si è manifestata. Non per mandare via la realtà, ma per concederci di accoglierla così com'è, comprese le emozioni che ci suscita, senza paura, ma portando un contributo di luce e di cura, semplicemente. Facciamolo ancora. Inspiriamo il buio e il peso di questa nostra sofferenza e di tutta questa dimensione che ci reca sofferenza, portiamola nel cuore. E trasformiamola, respirando intorno alla zona del corpo dove la sofferenza si manifesta, luce, calore, gentilezza, sorriso, un sorriso gentile. Facciamolo ancora e ancora. Ancora e ancora. Inspiriamo la sofferenza ed espiriamo la luce. La gentilezza, il calore, un sorriso. E possiamo accompagnare questa pratica anche con parole gentili rivolte a noi stessi nella nostra sofferenza. Che io possa stare bene, che possa avere cura della mia sofferenza con gentilezza e saggezza, che io possa essere gentile con me stesso, con me stessa, mentre sto in questa sofferenza, che possa portare luce e calore nella mia vita, dove noto che c'è sofferenza. Tra un poco sentiremo il suono della campana, possiamo decidere di concludere qui la nostra pratica oppure proseguire. Ed ora, un po' alla volta, mentre dimoriamo qui nel nostro corpo, con questo cuore caldo e luminoso, aperto ad accogliere ogni forma di buio, concediamoci anche
di portare alla mente una persona che in questo momento sappiamo essere sofferente. Una persona a cui vogliamo in qualche modo estendere il potere curativo della compassione, della luce, del calore del cuore. Proviamo a immaginarcela ora come sta. Dove sta in questo momento? Come è fatta esattamente la sua sofferenza? In che misura possiamo comprenderla? In che misura possiamo averla sperimentata o in che misura possiamo solo immaginarla? E concediamoci anche di considerare questa sofferenza come una forma di buio. Proviamo a immaginare che questo buio della sofferenza di questa persona sia qualcosa a cui ci possiamo accostare senza paura, con coraggio. Portiamo la mente lì. Se una parte di noi reagisce contraendosi con una contrazione nel corpo, proviamo a inspirare questa difficoltà portandola nel cuore ed espirare nei confronti della parte del nostro corpo che ha reagito contraendosi, luce e calore, gentilezza e un sorriso. Fino a che non si sentirà un po' più ammorbidita, luminosa, acquietata. E quando ce la sentiamo, quando siamo pronti, proviamo a inspirare nel nostro cuore il buio della sofferenza di quest'altra persona. E ad espirare dal nostro cuore nei suoi confronti luce, calore, gentilezza e un sorriso. E facciamolo ancora. Inspiriamo il buio e la sofferenza. Espiriamo la luce, il calore, la gentilezza e un sorriso. Lasciamo che l'immagine di questa persona sia presente alla nostra mente, anche se non in maniera particolarmente nitida, anche un po' abbozzata, ma sufficiente per darci la percezione di questa possibilità di portare dentro il buio di un'altra persona, senza paura. Di accoglierlo nel cuore caldo e luminoso e di restituire a questa persona la luce e il calore di cui ha bisogno in questo momento. Luce, espiriamo, riempiamo la sua immagine della luminosità della nostra espirazione, del calore, della gentilezza, con un sorriso. Ed ora un po' alla volta proviamo a portare alla mente delle persone che in questo momento stanno vivendo la nostra stessa sofferenza. Non una sofferenza qualunque, ma delle altre persone che stanno sperimentando esattamente ciò che stiamo sperimentando noi. Se in questo momento noi
siamo in ansia, pensiamo a tutte le persone in ansia. E se siamo in ansia per uno specifico motivo, alle persone che sono in ansia per quello specifico motivo. Persone che ci somigliano nella sofferenza. Se la nostra sofferenza è solitudine, tutte le persone che in questo momento si sentono sole. Se la nostra sofferenza è una perdita, tutte le persone che in questo momento hanno subito quella perdita. O un'altra perdita, ma che stanno vivendo la stessa sensazione, la stessa emozione, una situazione analoga. Può darsi che siano persone che non conosciamo o persone che conosciamo. A volte non necessariamente conosciamo altre persone che stanno condividendo in questo momento questa situazione, ma sicuramente al mondo ci sarà qualcun altro che sta vivendo la stessa esperienza difficile che stiamo vivendo noi. E allora concediamoci di mandare la nostra mente, il nostro pensiero a queste persone con cui stiamo condividendo questa esperienza di sofferenza. E inspiriamo nel nostro cuore il buio di tutte queste persone. Portiamocelo nel cuore. E restituiamo a queste persone con la espirazione la luce del nostro cuore e del nostro respiro, il calore, la gentilezza e un sorriso che viene dal cuore. Inspiriamo tutto il buio e la sofferenza di queste altre persone, lo portiamo nel cuore ed espiriamo all'indirizzo di queste persone dal nostro cuore luce, calore, gentilezza e un sorriso. Ancora e ancora. E può darsi che ci passino davanti agli occhi dei volti. Delle scene reali o che emergono da sé. Lasciamo che le cose facciano il loro corso. Semplicemente per quanto ci riguarda, inspiriamo tutta questa sofferenza, portiamola nel cuore, trasformiamola. Espiriamo luce, calore, gentilezza, un sorriso. E proviamo anche nei limiti in cui questo ci riesce a immaginare una qualche trasformazione in queste persone sofferenti. Come se in qualche modo fossero un po' più luminose, un po' più confortate, un po' più rilassate. Pur stando in quella dimensione.
proprio come quando, nel buio della notte, la presenza delle stelle cambia qualcosa nel cielo. Il buio c'è, ma ci sono anche le stelle. Concediamoci questo, la possibilità di accostarci alla sofferenza, nostra e di altre persone, con un'intenzione di inspirare tutto il buio che c'è e portarlo nel cuore, ed espirare luce, calore, un sorriso gentile. Ed ora possiamo rivolgere un pensiero alla sofferenza di tutti gli esseri senzienti, esseri umani, altri esseri, che conoscano la nostra stessa sofferenza o altre forme di sofferenza. E se ce la sentiamo, proviamo anche riguardo a questi altri esseri, a queste altre persone, a chiunque porti con sé la sua dose di sofferenza, proviamo anche da qui a inspirare il buio della loro notte, a portarlo nel nostro cuore luminoso e ad espirare nei loro confronti luce, calore, gentilezza e un sorriso. E concediamo a noi stessi di essere come piccole luci nel cielo, o come piccole fiaccole nella notte, che diffondono la loro luce e il loro calore, per quanto piccolo, tutto intorno. In direzione di chiunque volga su di esse lo sguardo, proprio come è avvenuto all'inizio di tutta questa pratica, con la piccola fonte di luce che ci ha consentito di illuminare e scaldare il nostro cuore, a beneficio nostro e anche degli altri. E ora per un po' ritorniamo nelle sensazioni del nostro corpo, a contatto con la superficie che ci sostiene. Sentiamo il nostro respiro. Sentiamo il nostro respiro luminoso che scorre nel corpo, nutrendo ogni cellula. Questo respiro che ci connette ad un respiro più ampio, ad un battito del cuore più ampio, del nostro cuore, degli altri cuori così simili. Ogni cuore può essere accogliente, luminoso, fonte di compassione e conforto per noi stessi e per gli altri. Abbiamone cura, sentiamo. Sentiamo l'aria che entra e l'aria che esce, il respiro che ci nutre e ci illumina, l'espirazione che diffonde questa luce in tutto il corpo, intorno a noi. Ed ora ringraziamo noi stessi per esserci concessi questo tempo di gentile attenzione, di gentilezza e compassione verso noi stessi e verso gli esseri sofferenti. E quando siamo pronti, prepariamoci alla fine di questa pratica, torniamo in contatto col momento presente e apriamo gli occhi. E assaporiamo per un po' la scia che resta dentro di noi dopo la conclusione di questa pratica.
una piccola scia luminosa.